Ciao ragazze, allora sì, avete ragione, non ci vediamo da molto. E mi scuso se non sto facendo tanti video, ma purtroppo, cioè, diciamo che sto preparando la tesi, sto facendo gli ultimi esami e in più sto traslocando, quindi ho cambiato di nuovo casa. Per questo motivo non ho avuto tempo per poter fare altri video. Io in questo video vorrei anche, dato che ci sono, raccontarvi un po' la mia esperienza a Milano, all'evento della Pupa. È stata anche quest'anno un'esperienza bellissima. Io ringrazio tutto lo staff della Pupa e devo dire che non sono di parte perché sono stata all'evento, ma effettivamente, è cosa che anche dicono parecchie YouTubers, sono delle persone davvero molto gentili e molto alla mano, a differenza di molte altre aziende dove sì, sono sempre gentili, ma comunque non è quella gentilezza, come si può dire, spontanea, ecco. E niente, quest'anno è stato diciamo, un evento un po' più particolare perché è stata organizzata una caccia al tesoro. Quindi praticamente la mattina ci hanno un po' spiegato e presentato tutti i nuovi prodotti che usciranno e alcuni sono già usciti. E poi il pomeriggio, tarda mattinata, sì, pomeriggio, è iniziata questa caccia al tesoro. Ci venivano dati degli indizi sul luogo in cui dovevamo recarci e avevamo a disposizione diciamo, un artista per squadra che ci accompagnava nelle varie location che dovevamo appunto indicargli noi in base agli indizi che ci venivano dati. E poi una volta arrivati lì dovevamo rispondere a delle domande sui prodotti che ci erano stati presentati la mattina ed è stata davvero un'esperienza bellissima. La mia squadra è quella che ha totalizzato più punti, quindi abbiamo vinto, diciamo, ha vinto la mia squadra ed è stato carino perché a tutte le ragazze hanno consegnato una coppa, che è questa qui, dove c'è scritto appunto Pupa Web Session 25 maggio 2013 e l'evento si chiamava Looking for Pupa. E diciamo che è stato davvero carino anche questa idea di dare ad ogni ragazza una propria coppa come ricordo. Sono contenta anche di aver partecipato a questo evento perché ho avuto l'occasione di poter abbracciare e rincontrare altri youtuber che avevo conosciuto lo scorso anno e di conoscerne nuove. Infatti sono felicissima di aver conosciuto Marta. Che qui su YouTube sicuramente la conoscerete, Sweet Beauty 1990, di aver conosciuto Natalia, Natis Fashion, che è davvero dolcissima, è una persona davvero bellissima. Poi di aver salutato Michelina, Maddalena, Laura, Alice. Chi c'era più? Ce n'erano tanti, di aver anche conosciuto le ragazze della mia squadra, che saluto tutte, Federica, Sasha, un bacio grande, e Alessandra, scusate se non le ricordo tutte, comunque un bacio a tutte se mi state vedendo. E quindi diciamo questi eventi sono anche una bellissima occasione per rincontrarsi tutti. Io ero anche al settimo cielo perché ho potuto rivedere Cindy, non ci vedevamo da 7 mesi, 8 mesi, e non vedevo l'ora, non ce la facevo più. Quindi sono felicissima di averla rivista e la rivedrò presto, promesso. E niente, come prodotti, vi faccio vedere qualcosa al volo perché ve ne voglio parlare, diciamo, in maniera più specifica. Allora, quelli che sto testando tantissimo in questo periodo sono ho sentito un rumore strano quando sono sola a casa, io quando sento rumori strani mi cago sotto. Diciamo, ho paura, quindi per farmi compagnia accendo la televisione, quindi sono andata ad accendere la televisione, scusate se sentite la televisione come sottofondo, ma sono fatta così. Allora, vi dicevo che sto testando tanto i nuovi smalti della Pupa, quelli Lasting Color Gel, questi qui,
ora su uno dei colori. E devo dire che, allora, la durata effettivamente è ottima. Vabbè, ovviamente se come me lavate i piatti, avete sempre le mani nell'acqua, fate molto i servizi di casa, qualsiasi smalto, anche lo smalto più resistente del mondo, vi comunque con tutta la buona volontà e tutta la qualità del prodotto, con i detersivi, l'acqua calda e tutto quanto, lo smalto si rovina, è ovvio. Questi smalti io li ho provati anche non facendo i servizi di casa, perché sono stata a casa mia per un po' di giorni, quindi quando sei a casa è la mamma che si occupa, diciamo, di queste cose, e li ho indossato uno di questi smalti e comunque la durata effettivamente è molto alta, non si è rovinato, l'ho cambiato quando sono ritornata a casa mia. E la cosa che mi piace molto di questi smalti è appunto le colorazioni, come potete vedere ha colorazioni davvero molto molto belle, tipo questo rosa Barbie o questo appunto celeste tendente al glicine che indosso, poi c'è anche questo fucsia davvero acceso. Ce ne sono parecchi. La cosa bella è appunto questo effetto molto brillante, quasi dando quasi l'impressione che sia un gel, ed effettivamente sono molto molto brillanti. E in più loro hanno, non ho qui perché l'ho utilizzato e lo sto utilizzando, quindi ce l'ho sempre di là in camera, hanno fatto il gel top coat, quindi un top coat effetto gel che mi piace tantissimo. La cosa bella di questi smalti e l'asciugatura rapidissima. Io quando metto questo top coat, di solito io ho il top coat perché lo odio, perché quando lo metto ci mette davvero tanto ad asciugare, io non ho pazienza e quindi mi sembrava sempre a rovinare lo smalto. Questo qui io ho la brutta abitudine di mettere lo smalto prima di uscire di casa, non so come faccio ogni volta, ma puntualmente metto lo smalto quando esco di casa, 5 secondi prima di uscire, quindi mi capitava sempre appunto che si rovinasse. E questo top coat, diciamo che asciuga rapidamente. Io metto lo smalto, prendo la borsa, prendo le chiavi, chiamo l'ascensore, scendo dall'ascensore ed è già asciugato. Quindi diciamo che non so se è una cosa che succede solo a me, non credo, comunque ha una asciugatura davvero rapida, hanno una coprenza molto alta. Ovvio, come tutte le linee, come tutti gli smalti, ci sono colorazioni che non hanno bisogno o necessitano di due passate. Ora io non lo so perché ho provato soltanto questo qui che ha bisogno di due passate, questo rosa anche, però tutti i rossi che ho provato, perché in questa linea ci sono parecchi rossi, tutti una sola passata, molto molto coprenti. Quindi diciamo che in linea di massima a me piacevano anche i lasting color originali, sulle mie unghie hanno sempre avuto, diciamo, un ottimo effetto, un'ottima durata, quindi mi sono piaciuti automaticamente anche questi. E qui hanno cambiato anche il pennellino, faccio vedere subito, è un pennellino quadrato, non so se riuscite a vedere, comunque farò sul blog un post dove vi descrivo un po' meglio nei dettagli tutti questi smalti. Faccio vedere in confronto a un lasting color normale, non so se riuscite a vedere, comunque quelli in gel hanno un pennellino piatto e più grande, quindi diciamo che hanno avuto un riscontro positivo per ora. Sono usciti i pigmenti della linea Vamp, che sono davvero davvero impressionanti, perché sono tutti fluo, come questo qui fucsia, e abbinati non come colorazioni ma come linea. Ci sono anche le colorazioni, scusate, effettivamente abbinati ai pigmenti, i mascara. Sempre con lo stesso packaging, però cambiano le colorazioni. Allora, c'è la colorazione rosa, viola, verde, arancione e celeste. Queste sono tutte le mascara Vamp. Stesse colorazioni anche per i pigmenti. E quindi poi ci hanno fatto vedere la nuova linea
la nuova linea di creme multifunzione, quale perfetta in un minuto, la multifunzione quella del maxi barattolone, e c'è anche questa qui che mi ha incuriosito davvero tanto, è la Super CC Cream. So perché è illuminata di menso. Comunque troverete tutto tutto nel mio blog, mi metterò sotto in questi giorni, c'ho tantissimi prodotti da farvi vedere e qualcosa ve la regalerò sicuramente, perché con tutta la buona volontà non riesco a usare tutti questi prodotti, quindi qualcosina sarà per voi. E vi dicevo, questa qui ha praticamente una colorazione, due colorazioni, chiara e media, che è una sorta di crema colorata che non macchia e non è un antiabbronzante, ma vi dà un po' quel tocco più colorato alla pelle. E un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo e che io sto letteralmente amando è la loro cipria in polvere libera. Ha una si dice texture sottilissima, impalpabile, è sempre bianca, quindi è trasparente una volta applicata, non sbianca il viso, forse pochissimo, no, se ne mettete la giusta quantità non sbianca il viso, ne basta pochissima, soprattutto nella zona T, perché diciamo è quella la zona che lucida di più. Piace tantissimo e l'ho sostituita alla mia Health Mineral Booster, perché comunque come la Health Mineral Booster dà un tocco di colore diverso, ma la texture di questa cipria qui, è, pur essendo molto sottile rispetto a questa, è molto molto grossolana. Ovviamente il prezzo è diverso, per cui le siliche utilizzate per le due ciprie sono ovviamente diverse. E questa mi è piaciuta tantissimo. Poi altri prodotti sono i Like a Doll. E devo dire che inizialmente l'altro non ce l'ho qui, comunque no, forse ce l'ho qui, eccolo qua. Queste sono le tre linee dei blush che sono usciti. Allora, devo dire che inizialmente, quando avevo visto i prodotti, ero molto, diciamo, la mia curiosità e la mia, diciamo, scelta era caduta su questo in crema, perché diciamo la verità, sono sempre i blush in crema quelli a colpirci di più, e mi piace perché a volte io lo uso, no, sì, mi capita di usarlo sulle guance, sulle labbra e anche sugli occhi quando faccio un trucco davvero molto molto veloce, e mi piace questo effetto armonico che si crea sul viso. Mi piace questo effetto, ecco. Quindi poi c'era la linea Luminous Blush, che è questa qui, che dà un leggero tocco luminoso, e la linea Matte, che è questa qui. Quindi, come vi dicevo, inizialmente mi aveva colpito questo blush in crema, ma poi, per mia grande sorpresa, mi è piaciuto molto il Luminous Blush, che è questo che indosso adesso. Mi piace perché dà quel tocco rosato, vabbè, questa è la colorazione 301, dà questo tocco leggero, non è né opaco né lucido, non è per niente shimmer, però dà questo tocco molto molto luminoso alla pelle e lo adoro, sto usando tantissimo questo rispetto a tutti gli altri. Sono usciti i nuovi kit, questi qui Crazy Crystal, ci sono due linee, una fluo e una con colori molto più eleganti, e io ho scelto questa fluo perché siamo in estate, comunque colori, ci vuole colore. Quindi all'interno trovate, vi faccio vedere subito, trovate lo smaltino, il pennellino per togliere tutti i cristalli in eccesso e i cristallini qui nella confezione tipo pigmento. Quindi questi non li ho provati, volevo fare un video per farvi vedere l'applicazione, ma è comunque molto 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 semplice, però volevo magari farvi vedere bene l'effetto finale, e credo che uno di questi due lo regalerò a voi, non so quale, vediamo, ditemi in un commento, preferite il giallo o l'arancio? Scegliete voi. E niente, dopo varie cavolate varie, è uscito anche il fondotinta solare abbronzante, questo qui, nella classica
specchiettino, spugnettino, non ho ancora provato, ve lo vorrei sapere, perché io ho una carnagione così scura da non poter mettere questo, no scherzo, ho una carnagione che sembra ancora un fantasma, quindi non ho potuto provare questo prodotto al momento, a meno che se non vi dà fastidio io posso provarlo, magari nei giorni in cui sono a casa lo provo, quindi l'effetto mascherone non sarà importante. E anche perché è resistente all'acqua, quindi io capisco che al mare non bisogna truccarsi, non bisogna truccarsi, però devo ammettere che io tempo fa avevo un problema, quando ero molto più piccolina, avevo un problema di acne sul viso. Acne non a livello da curare con medicine, però ero abbastanza piena di brufoli e quindi non riuscivo ad andare a mare senza coprirli. È un errore grandissimo, però io capisco il disagio che si prova, cioè anche se sappiamo che fa male, comunque ci si vergogna davvero tanto. Quindi posso capire che dei prodotti come questi siano molto d'aiuto per le persone che hanno questo problema. Quindi vi volevo dire che se non vi dà fastidio vedere l'effetto mascherone, io posso indossarlo in un video per farvi vedere la coprenza di questo prodotto. Quindi fatemi sapere, tutte le ragazze che magari siete interessate a questo tipo di prodotto, diciamo resistente all'acqua e anche diciamo che vi dovrebbe coprire i vostri inestetismi, fatemi sapere se vi interessa un video dove vi faccio vedere questo prodotto, che lo faccio, ve lo prometto, e così se vi, diciamo, è valido lo testo, e se è valido, magari metto sotto la doccia, se è valido, perché no, ben venga per tutte le persone che ne hanno bisogno. Avrei anche la collezione City Safari che sto provando, quindi anche quella vi farò un post sul blog dove vi faccio vedere tutte le foto, gli swatch, le mie opinioni, e in più penso che penso che realizzerò anche un video, perché magari le ragazze che non l'hanno acquistata, per avere qualche spunto in più. Niente, in linea di massima sono queste le cose che vi volevo dire, ci vediamo presto in un video, promesso. Cercherò di sbrigare il prima possibile tutti gli impegni che ho, perché mi manca fare video. Spero di non avervi annoiato. Ne approfitto per salutare Simona. Ciao Simona, ti mando un grosso bacio. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Questa crema vi renderà le più belle del mondo.